giardino e praticamente aveva una pertinenza, quindi aveva un terreno qui a Varedo che apparteneva poi al monastero di Santa Maria Maddalena, quindi c'era proprio anche questo collegamento. E sappiamo poi, insomma, nella parte più in fondo che si legge i nomi proprio invisibili di Fausto e Giuseppe, quindi due fratelli che sono proprio, come dire, qui anche a costruire questa, a ricollocare questa porta in onore della vita, quindi il simbolo nuovo. Allora, quello è sempre lo stemma Bagatti, che è sempre uguale a quello che abbiamo visto. Beh, qui sì. Si vede molto. C'è sempre il guerriero, perché la famiglia Bagatti aveva degli esponenti che ebbero, come dire, un grande ruolo militare per gli eserciti degli Sforza, quindi sicuramente proprio testimoniato da una lapide collocata nel castello sforzesco, c'è questa idea. Il bue invece li colloca come proprietari terrieri oppure anche come lavorazione delle pelli, perché la parola bagat in dialetto vuol dire scarponcino, quindi probabilmente c'era anche, come dire, un collegamento all'attività più artigianale di questa famiglia. Okay.